E oggi è 4, sono 10:20, io sono troppo sano. Sempre queste cazzo di macchine, mentre parto qui filmare. È ripartito il vulcano pure oggi, sono 3 giorni. Ho fatto bene ieri sera, non pubblicare. Ci mettiamo pure questo di oggi. Quindi ha fumato il 2, mentre facevano i fuochi, sono stati liberati. Bello. Altri, io sono rondo. Ha fumato il 2 giorno della Repubblica. Durante i fuochi della festa patronale qua, la festa della parrocchia, ha fumato ieri, mi sto fumando pure oggi. Oggi sembra ancora più giù da qua, ad occhio nudo. Boh, poi vedremo. No, forse lo stesso. No, no, è più giù. Ora faccio delle foto. Ho fatto una faticaccia, mi sono cascate le batterie sotto al letto. Perché avevo 4 batterie. Io adesso ho finito il fenomeno. Quella via al giardino, quella si chiama. Il pastone, i voggi del pastone così. Poi la P si scambia con la B. Come succede con la T, con la D. La P e la B sono labiali, si chiama. Boh. Mi sono ricordato da quando non ci vado più a scuola. Io. Labiali. La T e la D sono invece le dentali. E c'è sto scambio, sì. Sti errori di pronuncia. La V con la F, per esempio. Boh. Ah, che vorrei dire adesso? Strano che sono cessati i terremoti. PNGV non ha riportato più un terremoto dall'ultima mia pubblicazione. Non hanno parlato più nei giornali e nemmeno di PNGV adesso. Ma chi gli rompa i coglioni io che l'NGV non pubblica più perché per non far fare debito a me, oppure perché sti fenomeni qua hanno scaricato le pressioni sottostanti.
Amici miei, qua bisogna essere sinceri. Io stanotte ho rifatto le 6, perché rivedendo il video di Santa Susanna che devo montare sull'operazione di un minuto in una pagina, mi sono accorto che quando mancarono le acque alle sorgenti ci furono delle forti evaporazioni in montagna e anche lì vicino. Io adesso non so se l'acqua mancò a causa di questi fenomeni, cioè tutto fu dovuto all'evaporazione, ma che le evaporazioni contribuirono, questo è fuori luogo, è fuori dubbio. Che significa? Significa che quando noi ne troviamo sulle cime delle montagne, i vapori sono risaliti su attraversando tutta la montagna. Quindi se sono composte di crete, diventano dei pastoni che poi crollano. Ecco perché ho detto poggio del pastone. Perché ci possono stare interpretazioni errate, ricordi errati. Qua è impossibile, noi avevamo la chiesa di San Tommaso d'Ariano, la Santissima Trinità, il castello d'Ariano, Budrio lì sopra fino al 1450 documentato, 1450, poi c'era Aspra, c'era Tagliata, c'era, che altro c'era, Santa Maria di Consonano, tre Sante Marie in inglese, o un paio almeno, è sicuro. Vengono riportati in elenchi delle chiese di tutta Italia. E l'abbazia di San Matteo, dove c'erano i cistercensi che poi furono trasferiti a San Pastore. Però la vecchia abbazia non si ritrova. Qui almeno i sassi di Roccabruna di Cantagine, dove stava? Non ci sono più nemmeno i sassi. Quindi qua ci sono state delle catastrofi gigantesche che hanno distrutto la popolazione praticamente. E poi il ricordo, i racconti hanno portato a rinominare dei luoghi così. Secondo me, ognuno faccia come vuole. Forse si è salvato San Librano perché sta sopra quella rupe là. Dico forse perché non è che ho gli occhi verso il passato, io mi regolo con quel che vedo, quel che leggo. Quella del colle prima o poi giù, ma no, perché glielo auguro io, perché pure qua il colle dove sto io va giù pure questo. Pure dove sto io, non pensate che questa borgetta a fare gli scongiuri a rovescia. Cantarice, sta scendendo giù, già cominciato. L'ho visto ma non l'ho detto a nessuno. Manco l'ho fotografato, l'ho visto. Cantarice, cala giù. E così tocca i colli. Tocca qua. D'altronde io sto su una frana, ecco, sta casa qua, come tutte le altre case, anche con le picchio, poggiano su antichissime frane, è venute giù da Monte Cerasa. E piano piano si sprofonderanno, ne verranno altre, ricoprirci e arrivederci. Ciao, buoni sprofondamenti a tutti. Mi sono assentato 20 minuti. Devo pranzare ancora prima, quando ho ripreso. E adesso, dopo 20 minuti, il fenomeno si è esaurito. Tira un po' di vento adesso, prima non ci ho fatto caso se tirava. Quando ho detto che il pastone non se la debbono prendere a male. Perché Poggio Bussone si è chiamato Bassone fino a
ancora ce lo chiama qualcuno, anche sui pubblici atti, per tutto l'Ottocento sta sempre chiamato Bastone, no, Bustone. Quindi tutte le cose storiche. Io ho dei documenti dal 1500 al 700, viene sempre nominato Bastone. Lo scrisse Ignazio Madocci, era segretario comunale alla Riva d'Udri nel 1703. Nelle sue memorie ricorda la vita di Riva d'Udri dal 1500 al 750. Anche là non si capisce, parla del castello della Poleggia, di certi orfani che gestivano una cava di pietre, no? Però di questo castello, non dico degli orfani, chi era, Corradino di Pepe sarà stato, non lo so, chi poteva nascondere, sì, mi sa di sì. Non c'è stata più traccia di questo castello. Nel 500 c'era. Allora il termine poi, bastone, il Pinturicchio è diventato matto per trovare il significato del bastone. Nella cappella dei Baglioni, sul stile giottesco credo sia intervenuto, ha fatto un dipinto in cui sono presenti tutti i bastoni. E un bastone grande, un palo appuntito, poggia su un altro palo al centro di una piazza, dietro ci sono delle fascine che io interpretai come fucine. Il rebus si basa tutto su queste cose così pronunciate, che possono significare anche altre. Allora si bruciava questo bastone appoggiato su un altro bastone, dei libri sopra delle fascine, significava che c'era stato comunque un incendio, più di quello non poteva dire, chi poteva mettere a posto di quello? Ha raccontato a modo suo degli incendi, appoggio bastone, e appoggiato il bastone, tutto intorno una serie di persone, di contadini, di pastori che portavano i bastoni, però dietro ha dipinto anche dei basti, cioè dei basti degli asini, dei muri. Quindi era incerto se il bastone era il bastone d'appoggio che usano i claudicanti, oppure se erano i basti degli asini, secondo me. E poi ci sono degli angeli che portano una sindone, io ho interpretato la sindone, ma in realtà non c'erano altre parole da adoperare, altre rappresentazioni da fare. La sindone stava persa in cuore forse, no? gli angeli con la sincole, la sindone, se no la sincole che disegnava? C'è anche un UFO là, sullo sfondo, c'è anche un'ansa, non vado oltre. Un'ansia di mare, ci ha messo tutto praticamente. Ci sono sopra dei tetti rotti, gli è piovuto qualcosa sopra questi tetti per romperti, almeno a mio modo di vedere. Ci sono dei gallinacci, chi possono essere? Io ho interpretato come cognomi, così per ricordare i cognomi. Dissi Beccarini una volta, ecco perché beccano, perché. Cosa vuoi rappresentare un Beccarini? Con un animale che becca, che ci vuoi mettere? Oppure potevano essere dei. Ma non mi ritorno in mente. Che altro cognome potrebbe rappresentare? Vabbè, mo mi sfugge. Ci stanno tanti i cognomi. Però questo bastone. Il poggio del bastone poteva essere anche suddiviso in due termini, il bastone. Lo stone è il sasso e il bagstone, cioè il sasso forato, lo spreco, si pronuncia bagstone.
Difatti uno specchio cos'è? È una cavità che si tiene dentro ad uno scoglio, un sasso, un macigno. Come fosse una mela bagata, forata, bagzone. Lo scoglio forato. Quindi San Francesco sarebbe venuto in una parte, in una zona dove c'era uno scoglio forato, bagato. Non obbligatoriamente quello che sta qui sotto lo specchio, un qualcosa di simile che va ricercato. E poi io non devo cercare niente, no? Io credevo di fare del bene a tutti quanti, no? Ho fatto scatenare la guerra qua, ci ho rimesso la vita, la pelle, per San Francesco, vaffanculo San Francesco, tutta Assisi che crolli un'altra volta, tanto Assisi è crollata 4-5 volte, e vaffanculo. Viva Vulcani, va. Poi Ghistone, mi rigiro, mi vado. Ghistone, sono i matocci. Perché sicuro va i sassi grossi, quelli come quelli sono caduti dalle Alpi, sono, a Bolzano. Se uno va a Perugia, questi macigni grossi li chiamano i matocci. Io non so perché. Ghistone, li chiamano, questi grossi stone, li chiamano i matocci. Ci sono due matocci grossi così. Ma se qualcuno sa spiegarmi per quale motivo dicono matocci, i sassi, le rocce, i stoni li chiamano matocci, boh. Beh, insomma non è che sono matto io, sono matto un po' tutto il mondo. Ah, ripiglio un'altra volta, perché mentre avevo... Ma ero distratto con i matocci, i bistoni, ha ricominciato a fumare il vulcano. Boh, stava andando via. Così ho impegnato un sacco di pellicola qua, adesso è vuoto. Mo pure, da più giù ancora, no, sempre allo stesso posto, sì. Questo è un vulcano serio, eh? Ai, 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 ai. Budrio dove stava? O lì sopra? Dove stanno i pini? Oppure dall'altra parte, qua, boh. Stavo lì, in quella zona là, perché quando eravamo bambini e facevamo le scuole elementari, ogni anno ci portavano lì a piantare, ognuno piantava il suo pino. Forse ricordo dei caduti di Budrio. E io ho piantato 3-4 pini anche là. Mo adesso sono tutti... I ragazzini non ci rimandano più. Manco i professori, i maestri vanno più per la montagna. E prima ci tenevano a queste cose. Una volta a settimana ci vogliono uscire, pur abitando in campagna, ci portavano all'aperto a vedere i fiori, a vedere le piante, la passeggiata, insomma. Vabbè, mo è lungo che ripeto perché già l'ho preso abbastanza. Quando mi decido proprio. Da dentro casa sentivo il rumore del terremoto, ma in effetti sta a fare veramente il rumore è giustificato. Allora ripetiamo, sono le 16:03 al mio orologio, le 16:03. Del giorno 3, ieri sera. A
fumato. Poi su. L'ho già pubblicato poi. No, perché io prima stavo vedendo il vento, dico, puoi vedere che è un vento terremoto questo qua. Stavo in un'altra stanza, appena avevo mangiato, ho mangiato in ritardo oggi. Ho sentito un po' di rumore, come sta a vedere che c'era anche un po' di rumore. Affacciatemi che mi sono. Ho visto sta fumata. Oggi si può fare la foto perché ieri sera era tra lusco e brusco, si dice qui. Era all'imbrunire. Non è che sono tanto nitido. Qualche foto l'ho fatta, vediamo se non vede bene.
Ieri sera dove che indicava il terremoto? A Scanno? Scanno, Opi, un altro paese, ma più di tre non ne riportano. Uno dovrebbe andare a cercarli da solo. L'Aquilano. E più accumuli, ma a una distanza di tempo più pronunciata. Qui le batterie sono finite, quindi memorizzo questa, ripiglio ancora e poi metto sotto carica. No, chi sarà, sarà, sarà quel che sarà. Ma sono due come sembrava ieri sera? Sono due?